C'è un Andriese di 20 anni, candidato premier alle prossime politiche tra le file del Partito di Alternativa Comunista, che sabato sera a Barletta ha presentato il programma elettorale del partito e i candidati. Più che di nomi, Michele Rizzi, esponente attivo del partito, preferisce parlare di categorie che rispecchiano la tipologia dei candidati, dai disoccupati e ai cassintegrati fino ai precari, buona parte dei quali di giovanissima età. La lista di Alternativa Comunista in Puglia per Camera e Senato è composta prevalentemente da disoccupati, precari, studenti, lavoratori cassintegrati che abbracciano varie realtà di lotta, dalla Cicolella di Molfetta, all'Ecoletter di Monopoli, Telecom di Bari, OM di Bari, quindi con cassintegrati. Il nostro programma è molto chiaro, noi chiediamo per la Puglia, chiediamo la nazionalizzazione di alcune aziende in crisi, tra cui l'Ilva, ad esempio, poi ovviamente chiediamo un reddito sociale per disoccupati e precari, chiediamo che la sanità sia pubblica, quindi con la cancellazione di tutti i piani di riordini regionali che hanno tagliato posti letto e ospedali interi, e chiediamo che la scuola sia pubblica, ovviamente ci sia una ripubblicizzazione dalla parte appunto della scuola pubblica.